Ciao a tutti, buon lunedì e bentornati a un'altra puntata del TG di VG247.it. Io sono Lorenzo Fantoni e vediamo oggi cosa ci ha riservato la giornata. Qualche minuto fa è emerso un nuovo filmato di gameplay di Destiny, lo sparatutto di Bungie, che uscirà, non sappiamo ancora quando, ma di cui si attende la beta nel 2014. E il filmato mostra appunto la parte soprattutto molto FPS del gioco, con le magie, le armi e il gameplay con i compagni, ma ancora nessun dato per quanto riguarda la parte, diciamo, più sociale di interazione e anche per quanto riguarda i boss o cose così. È un filmato comunque molto interessante e vi invitiamo a vedere sul sito, e che sicuramente ci farà venire l'acquolina in bocca, e speriamo di poterci mettere le mani entro breve. I giochi che ci definiscono diventeranno le storie che ci appassionano. Con questa frase Microsoft ha fatto un po' di teasing riguardo ai piani futuri di Xbox Originals, la piattaforma che verrà usata per condividere serie TV, filmate e contenuti esclusivi video su Xbox One e Xbox 360. Già si sapeva che su questa piattaforma avremmo visto la serie di Halo prodotta da Steven Spielberg, ma a quanto pare, stando alle immagini condivise in un evento stampa che si è tenuto in queste ore, ci saranno anche le serie TV di Gears of War e Fable, o almeno dei contenuti che li riguardano. Restiamo a vedere, e che ne pensate di una serie TV di Gears of War? La vorreste vedere? Secondo DFC Intelligence, non soltanto il gaming per PC gode di ottima salute, ma fa più incassi di quello console, che è un discreto cambio di tendenza rispetto a quanto si credeva fino a poco tempo fa. A trainare il settore ci sarebbero i MOBA, soprattutto, gli FPS e i giochi di strategia in generale. In particolare sono ovviamente Dota 2 e League of Legends i campioni che portano avanti la situazione. Rispetto a prima, inoltre, è cambiato anche il modo in cui vengono percepiti console e PC. Prima il PC era un bene di lusso, adesso è una necessità, e la console viceversa. Prima era un bene comunque ottenibile tranquillamente con pochi soldi, adesso invece viene percepito come un bene di lusso. Dunque una bella rivincita per un settore che veniva dato decisamente spacciato fino a poco tempo fa. Chissà cosa cambierà quando PS4 e Xbox One entreranno ancora di più a far parte delle case, visto il ritmo con cui stanno vendendo. Per oggi è tutto, chiudiamo segnalandovi la nostra recensione di Child of Light, titolo veramente molto carino, molto bello da vedere ma anche da giocare, di cui vi consigliamo di leggere la recensione. Alla prossima!